Ciao! Bentornato al programma TV di oggi con notizie come: scopriamo come sta il conduttore Rai colpito da una grave malattia che lo ha profondamente segnato nel fisico ma non nello spirito. La malattia, come la morte, non guarda in faccia a nessuno. È un brutto argomento, ma purtroppo è anche la pura verità. Che tu sia bello o brutto, giovane o anziano, ricco o povero, non si fugge alle leggi della natura. Sembrerà strano, ma anche quando ad essere colpiti da malattia o lutto sono personaggi dello spettacolo, sembra quasi sia successo a qualcuno di famiglia. Soffriamo con loro e per loro. Abituati come siamo a vederli magari ogni giorno sullo schermo del televisore a farci compagnia, pare di conoscerli davvero. Come è accaduto di recente con la scomparsa dell'indimenticabile Maurizio Costanzo, che ci ha lasciati il 24 febbraio scorso. Fiumi di gente accorsa ai funerali, molti commossi accanto alla vedova Maria De Filippi come se fosse una sorella. E anche quando abbiamo scoperto che un noto conduttore Rai è stato colpito da una terribile malattia e lo abbiamo visto deperito e smunto, sfuggito alla morte per un soffio, siamo stati male per lui. Di chi si tratta, e come sta oggi? La persona di cui parliamo è stata assente circa un anno dalla televisione, e i telespettatori affezionati che lo seguivano da decenni si sono chiesti cosa fosse successo e perché la Rai lo avesse estromesso dai palinsesti. In realtà, come abbiamo poi scoperto, è stato costretto ad allontanarsi a causa di un tipo di tumore, un linfoma alla milza che se non preso in tempo porta alla morte nel giro di poco. Per fortuna lui se n'è accorto in tempo, sebbene lo abbia scoperto per pura casualità, quando si è recato in ospedale per una infezione che non passava. In seguito ha raccontato a Verissimo: si tratta di un tumore, ma di quelli che, fortunatamente, si possono curare. Ma è stato difficile, mi è costato 7 mesi tra ricoveri e cure a casa. Sono stato tanto a letto e ho dovuto fare fisioterapia perché non camminavo più bene. E in effetti a vederlo sembra decisamente un'altra persona. Magrissimo. Il volto scavato. Ma non ha perso la voglia di tornare al lavoro, nonostante i 75 anni suonati. Come sta il conduttore Rai dopo la malattia? Parliamo di Giancarlo Magalli, che chi segue con affetto ha visto nel suo ritorno in TV nel salotto di Silvia Toffanin e poi ospite in qualche altro programma successivamente. Oggi pare proprio che il conduttore Rai si sia ripreso quasi del tutto, e anela un ritorno al lavoro. E stando alle ultime notizie sembra proprio che la rivoluzione che sta avvenendo in Rai potrebbe essergli favorevole. Il nome di Giancarlo Magalli è dato quasi per certo, assieme a quello di Claudio Lippi, in un nuovo progetto che partirà nella prossima stagione televisiva, ma per saperne di più dovremo aspettare notizie più certe. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. We'll get on and go. I've never seen an older man, nor seen another man so happy. I'm looking for somebody who has other plans too. I'm looking for somebody. Just one more.